Ciao ragazzi, sarò breve perché la connessione ad internet non mi permette di caricare video molto lunghi. Quello di oggi sarà un breve aggiornamento sul nostro viaggio in Polinesia francese. Siamo in Polinesia, siamo sull'isola di Wahine. Fino a stamattina eravamo a Tahiti, perché l'isola di Tahiti è divisa, molte isole qua sono divise in due parti. C'è Tahiti Nui, che è quella sopra, più grande, e poi Tahiti Iti, che è quella sotto, più piccola. E noi eravamo in questa guest house senza la connessione ad internet. Io non ho fatto una sim, non ho fatto un pocket wifi, perché i piani tariffari al massimo arrivano tipo fino a 10 giga. Io dovevo caricare un video da 42 o 44 gigabyte per Human Safari, quindi insomma ho detto vabbè, faccio a meno e cerco di sfruttare l'internet delle guest house, perché noi stiamo facendo questo viaggio nelle guest house per avere una situazione un pochino più locale con la gente del posto. Molto figo, devo dire, l'ente del turismo ce l'ha organizzata tutta molto bene. Finora è stato davvero bellissimo, abbiamo fatto delle cose pazzesche, ma pazzesche del tipo anche rischiose, però è andato tutto bene, soltanto qualche taglio, qualche livido, ma stiamo alla grande. In questo momento sono sulla spiaggia davanti alla nostra guest house che ci ospita qui sull'isola di Wahine. Come vi ho detto, ho fatto 2-3 giorni senza internet, siamo stati veramente da Dio, raga, non ho controllato la mail, non mi scriveva nessuno, una pacchia. E adesso siamo qua. Il sole sta tramontando, cioè, la magia di questo posto, raga. È la prima volta che vengo qua, perché prima non, cioè, siamo arrivati da poco e abbiamo passato praticamente il pomeriggio a stendere i panni, lavare le cose, perché comunque è un viaggio zaino in spalla, abbiamo poca roba con noi, dobbiamo farla durare. E voi cosa dite? Cioè, una figata incredibile. È bello o no? Ragazzi, il viaggio procede alla grande, noi stiamo benissimo, spero anche voi altrettanto. Ci vediamo, c'è anche la luna in cielo. E ieri o l'altro ieri ci siamo svegliati prima dell'alba per fotografare le stelle, si vedeva la Via Lattea meglio che nel deserto l'ultima volta che sono andato. È stato veramente pazzesco. Raga, ci vediamo domani con un nuovo video e non vedo l'ora di farvi vedere cosa stiamo facendo qua in Polinesia. Saluta Giulia!